La Terra è una sfera sospesa nello spazio, schiacciata ai poli. Ora. Mirko, Mirko, guarda, questa è la tavoletta. Senti, vedi, questo è il punteruolo. Ecco. Vedi, senti questi spazi qui? Allora, si scrive così per le lettere. Si fa un buco per ogni lettera. Per esempio, la A è un buco in alto a destra. Adesso prova te. No, non così, via. Non è successo niente. È caduta la tavoletta, forza. Andiamo avanti. Adesso la raccogliamo e mettiamo al suo posto. Intanto, tutti batti alcuni di voi, io ho messo delle pigne, dei rametti di abete, delle castagne, frutta secca. Toccatele queste cose. Sentite com'è fatta la foglia di abete, no? Com'è strana. Perché questa foglia deve resistere all'inverno, alla neve. Allora passatela fra di voi. Ecco, ora, io voglio che oggi pomeriggio mi facciate per compito un tema sulle stagioni, no? Dovete descrivere che cosa succede quando si passa da una stagione all'altra. Quali sono i cambiamenti nella campagna, nella città, nella vita dell'uomo? Allora, Mirko. Mirko, sentiamo, perché non ti interessa fare quello che fanno i tuoi compagni? No, non ne ho bisogno, io ci vedo. Anch'io ci vedo. A me non basta. Quando vedi un fiore non ti viene voglia di sentire il profumo, di annusarlo? O la neve, quando cade la neve non ti viene voglia di camminarci sopra tutto quel bianco, di toccarla, di vedere che si scioglie nelle mani? Ehi, ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudono gli occhi, sai perché? Per sentire la musica più intensamente, perché la musica si trasforma, diventa più grande, più... le note più intense, come se la musica fosse una sensazione fisica. Hai cinque sensi, Mirko, perché ne vuoi usare solo uno?